Destroy. Oggi proviamo il Destroy dopo tanto tempo. Sì, le ho viste tutte le varianti di X23 che avete trovato. Io sono contento per voi, ma vi raccomando una bella lussazione al pube. Però sapete che c'è? Alla fin fine a me me ne sbatte, perché ci abbiamo quella infante di X23. Oppure possiamo usare anche quella di Nip, ma usiamo l'infante perché a me piacciono le bambine. Il Destroy è quello classico. Ho tolto l'EDD perché era da due video che facevo dal Destroy. A parte tutto che non faccio il Destroy da un sacco di tempo, che avevo l'EDD al posto di Zola. Quindi lo riproponiamo e il mazzo è tutto invariantato. Un applauso. Però sapete qual è il punto del Destroy? È un mazzo che a me diverte un sacco. Aspetta che faccio le robe. È un mazzo che, se vi ricordate, per molto ma molto tempo è stato anche top tier. Ma adesso è tutto cambiato. Adesso è tutto diverso. Perché? Perché il semplice motivo che, se vi ricordate, le carte counteravano. Comunque il Destroy, il ragazzo, si merita un in bocca al lupo. Le carte che counteravano il Destroy alla fin fine, come ricordiamo, sono Cosmo. Anzi, erano Cosmo e Armor e qualche location, come per esempio, non lo so, tipo un ovunque, un Wakanda. Adesso, attualmente, raga, non è più così. A parte tutto, che Red Guardian è una carta maledetta per il Destroy, eh. Immaginatevi un Red Guardian che ve lo spara in bocca sul vostro Deadpool. Che cosa potete mai pensare? Cable, se mi ha preso Knull o Death, io ti vengo a cercare. Ma penso proprio di sì, perché questo gioco è scripta... Non è! Allora, facciamo così, Nico Minoru più Killmonger. Il Destroy comunque è un mazzo bello, raga, un mazzo molto divertente, che puoi fare veramente tante belle combo. Il problema del Destroy, oltre location, oltre le carte che lo counter, perché esistono una miriade di carte del counter nel Destroy attualmente, rispetto a qualche tempo fa, è il brick del mazzo. Cioè, immaginate voi una start con Zola, Knull e Death e una carta per che distrugge e basta. Cioè, voi come andate avanti? Lui fa Elsa e io devo fare Hulkbuster più Deadlock per cercare in qualche modo di distruggere ancora di più. Oppure, invece di fare cazzate, potremmo fare direttamente Wolverine più Deadlock, capito? E poi... Non sarebbe male, intanto. Intanto ci prendiamo il più uno di energia. X23, raga, per il Destroy è fondamentale. Perché? Perché ti permette anche di usare Zola con Knull, che altrimenti ti servirebbe un turno 7. Invece in questa maniera già al turno 6, al turno 5 possiamo fare Knull, al turno 6 Zola e splittiamo i nostri Knull. Miraggio! Si prende Hulkbuster, poi l'abbiamo rischiata qui. Ok, Deadpool non ci interessa. Ora, il problema è uno. Il problema è prendere la prio qui per cercare di fare Zola in mezzo. Però, allora, Zola, raga, non lo fate mai senza la prio. Ha preso Death. Ok, lui ha le mie carte, quindi non vuol dire che cioè lui non ha Shang o cose, per esempio Rogue, Enchantress, robe. Quindi ha senso fare questo? Secondo me lui si aspetta che io faccia Zola, capito? Il problema è come vinco altrimenti. Come vinco? Perché lui mi sparerà tipo o Death o robe, capito? Mi sa che non posso vincere, perché lui mi farà Knull qui. Secondo me è sempre perso, io mi ritirerei, però per la gloria facciamo Zola qui in mezzo, metti che è stupido. Cazzo è stupido, frate, il cazzo proprio che è stupido. E vabbè, perfetto. Vabbè, oh, abbiamo perso, sì, vero, però abbiamo perso con uno, per un punto abbiamo perso, guarda. E ovviamente oltre alle carte counter ci sono anche i mazzi counter del mazzo, no? Perché fondamentalmente, vuoi o non vuoi, tu ti aspetti le mosse che fa un Destroy. Te la puoi aspettare. Figlio di puttana, vieni! Ma vabbè, più che normale. Cioè, nel senso, se tu mi snappi con le rocce vuol dire che sei un Destroy. Ma io dovevo per forza snappare, capito? È tutta questione di mindset. Se tu li snappi, che hai 8 rocce, li distruggi, c'hai una detta a 0. Capito? È normalissimo che l'avversario ti quitta. L'avrei fatto anch'io. Anzi, io gli avrei anche emottato qualcosa. Thunderbolt Tower, va bene. X23, abbiamo Hulkbuster. Regà, ma Deadpool? Io chiedo, per il semplice motivo che voglio in qualche modo farvi vedere la maxi crick di Deadpool, che è un qualcosa di allucinante, bellissima. Poi in caso, se a voi non piace Arninzolo, non mi fa impazzire, fa cagare. Io vi ricordo, vi rammento di andare a vedervi i mazzi con l'EDD, perché è espressamente questo, ma con l'EDD al posto di Zola, che comunque, se ci pensi, è una roba diversa, è un gioco diverso di quel Destroy lì. Magari punti a fare altre robe, però in determinate circostanze di meta, secondo me. E frate, però, cazzo. Cioè, questo è, vabbè, Hulkbuster, oh, fai Hulkbuster. Cioè, Killmonger io me lo vorrei tenere, per il semplice fatto che lui c'ha anche il demone. E io non so espressamente un cazzo del... Misterio. Misterio. È un coso, come si chiama? Death Junk? Dovrebbe, potrebbe. Ole, va bene, dai, ci fotto. Ci abbiamo anche la prio, gli distruggiamo quel demone maledetto. Ma io penso che sia una roba del genere, eh? Tipo con la Mockingbird, robe.
che se c'ha la Mockingbird, lui c'ha già. Esatto. O lui o Sasquatch, o lei o Sasquatch, cioè due sono le cose. Però godo che gli ho tolto il demone intanto. X23, non lì però, che adesso ti prendi il meno 2. Basta notifiche. Ah, Rock Slide, ah, ok. C'è un problemino di fondo. E perché, perché sì, ragazzi, abbiamo un problema. Perché io posso fare Knull qui. Il problema è che poi io non posso andare, cioè io non mi posso giocare il 50-50, raga, permettetemi di sentire di questa roba. Io col cazzo che faccio sta roba. Però tipo questo, magari. Io mi aspetto che lui faccia un Dark Oak o qui o qui. Il problema è come cazzo vinco dopo, perché Knull è poco, cioè non è niente. Io la quitterei questa partita addirittura, sapete? Non ci voglio credere. Allora. La Serzi ha graziato questa roba. Questa partita l'ha graziata la Serzi. Raga, Arninzola. Arninzola su Death. Essenzialmente non ci sono altre play perché abbiamo briccato il mazzo. Ecco, vedete, questo è collegato al discorso di prima. Il mazzo brick. Ok, vediamo che butta lui. Il problema è che ok, ci sta Annihilus. Vabbè, quindi quello vero è lì. Ah, ok, no, fantastico. Sì, fantastico la roccia qui. Perché lui può fare Shang qui, capito? Cioè lui me la può contestare. Anche con un Dark Oak me lo può contestare. Quanto c'ho io? 5. Quanto è che mette Dark Oak? 2? 5 per lui su 10 punti, va a 14? Non mi ricordo, 2 punti mi sembra che mette Dark Oak. È da un sacco di idee. Vabbè, facciamo così, vediamo. Sì. Fratello, no, non funziona così. La cosa che mi fa ridere è che lui poteva vincere. Però attenzione che in certe circostanze contestare solamente due location fa comodo. Ma non è la roba del Destroy. Perché il Destroy punta a vincere le tre location. Perché tu una la consideri persa per un eventuale Shadow King, per un eventuale Shang. Qualsiasi roba. 700, oggi tutti pro player. Isola dei mostri, dai, vediamo il livello del bro. Ok. Già, non lo faccio in mezzo. Non mi fido. Non faccio mai tipo sti robbi qua, tipo X23 o Deadpool nel turno centrale, nella location centrale. Preferisco farlo al buio. Non lo so, mi ispira di più perché già Carnage lo posso fare anche al buio, capito? Non è questo il caso perché andrò a fare Wolverine. E tra l'altro Wolverine anime è qualcosa di allucinante. So che a molti non piace, però dipende se vi piacciono gli anime. Cioè, non ho capito. Ora è Wolverine e abbiamo anche Deadlock. No, mi ero incantato. Ok, lui non gioca addirittura. Vabbè, oh, snap, raga, abbiamo la curva? Ah, là. Vabbè, no, Deadlock, dai, Deadlock. Serve Venom. Ma non l'abbiamo mai preso in tutti i game che abbiamo giocato fino ad ora. È incredibile sta roba se ci pensi di non pescare Venom in un Destroy. Vediamo intanto che gioca lui e ci facciamo un'idea del mazzo. Immagini tipo Armor adesso al turno 3. O Cosmo. C'è una Cagliera. Oh, Electra che mi distrugge X23, pazza. Vabbè, questa è follia. Questa è pura magia. Vabbè, Howard Duck si distrugge adesso. Facciamo un'altra roba. Ok, 1, 2. E forza. Continuiamo il nostro ciclo di distruzione così che abbiamo Death. Abbiamo Arninzola. Ci abbiamo anche Giganto. Sapete che io quasi quasi mi verrebbe anche di puntare a fare una roba. Cioè, ovvero fare Zola sul mostro che ce lo split in tutti e due i campi. Perché poi qui noi andremo a fare Giganto, Death. Questa è una bella mano. Vediamo. Cicullo Obsidian, guarda. Se X23 e Wolverine mi vanno a tutte e due a destra, potrei ridere. Potrei ridere, dico solamente questo, vai. Fammi godere, ragazzo. No. Vabbè, fammi a destra ugualmente. Vabbè, vaffanculo. Chi era che diceva che dovevamo fare Arninzola sul mostro? Allora, c'è un piccolo problema di fondo. Cioè, questo. Però fare questo, e ovvero che noi perdiamo in qualche... Madonna, ma io chi sono per non provarci, oh frate? Ma io chi sono per non provarci? Vai! Vai, Arninzola! Blue Marvel, non ce ne frega niente! Prendi quello che devi prendere! Vai così! Vabbè, sai che forse Wolverine era meglio? Ok!
Non ci abbiamo la prior rega, no, no, se mi fa cagliare adesso mi incazzo. Nel senso, uno. Nel senso, due. Nel senso, no, lì ci va detto. Nel senso, due. Vabbè, ma io non penso che mi contesti qui. No, aspetta, facciamo sta roba. Uno, due e tre. Contestiamo sempre tre location. Cazzo. Non so se abbiamo vinto, però. Teoricamente. A destra vinciamo. Tu vai al centro. Al centro non vinciamo, però. No, non vinciamo. Non vinciamo per niente. Facciamo 21 punti. No! Ma come pareggio? Ragazzi, la Nico Minoru non si sa come l'ha tirata fuori dal cilindro e ci ha fatto pareggiare. Ehi. Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Vabbè, in questo gioco ci vuole anche botta di culo, signori. Lo sappiamo benissimo, lo sappiamo io, lo sappiamo voi, E voi come pensate che mi chiamaste? Ma perché mi vengono i meme stupidi da dire? Bello l'avatarino di Groot. Ok, finalmente Deadpool, Wolverine. Oh, vediamo se riusciamo. Oh, non riusciamo a fare il cazzo di game perfetto col Destroy. Oh, e che? Deadpool. Anzi. Wolverine, no. Deadpool ugualmente. Ce ne freghiamo noi. Nova, Silver, cazzo, Surfer, Stark Tower, mi dai robe per distruggere? No, va bene. Wolverine è qui. Ok. Fino a qua ci stiamo, abbiamo anche la prima, quindi possiamo... Il Raft. Il Raft. Io devo fare Killmonger, regà, devo togliergli Nova subito. Dai, togliamogli Nova subito. Puntiamo sul Raft, vediamo se riusciamo a prenderci anche la cartina. Via Nova e turno 4 Nico Minoru. Devo dire che Carnage sarebbe il top. No, però Nico Minoru che prende le... Regà, l'effetto della Nico, io non smetterò mai di dirlo, è l'effetto più forte che lei c'ha, tralasciando anche quello che switch il campo come il precedente game. Però sì, lo devo fare, sperando che non mi rimane lì. Cioè, perché io Deadpool non ci faccio. Deadpool è lento, capito? Adesso va a 4 Scar. Ci sta Scar, 1-0-11. Comunque possiamo anche pensare di andarla a splittare subito, eh. Ok, S23, bravissima che sei andata lì. Venom, molto bello Venom. Ora, abbiamo Jubilee, che prendi? Perché Jubilee con Sebastian Shaw c'ha sto pazzo? Mockingbird, ma che mazzo c'ha? Questo si è messo a fare robe strambe. Allora, qui gli buttiamo Scar, qui gli buttiamo Hulkbuster, qui gli buttiamo Venom. E qui gli buttiamo un cazzo perché abbiamo finito le robe. Ci prende anche il più 2 per la Stark Tower. Non è male. Ci prendiamo anche la prio, capito? Ok. Va bene su X23, ok. Il problema è uno solo. Che io non ho constatato il fatto che X23 mi può andare a destra e crugarmi. Però noi saremmo fortunati molto. Buono, buono così. Ok che Sebastian Shaw adesso... capito. Però... fare Arninzola su Venom, ma io snappettino lo punterei a fare. Perché poi abbiamo sia Wolverine che X23 che possono rimbalzare. Lui si ritira, noi abbiamo vinto il game. Signori, il Destroy così deve girare. Diciamo che in molti casi quell'Arninzola con Venom, se ti esce, va a compensare l'assenza di Krul. Perché, come avete visto, non c'è uscito. C'ha molte combo il mazzo. Il problema è sempre quello, ragazzi. Il Destroy rimane sempre tale. E ovviamente non sto qui a dire che va potenziato, perché non va a potenziare il Destroy. Assolutissimamente no. Perché se vi ricordate, rammentiamo i tempi in cui lo volevano tutti nerfare robe. Ma lasciatelo così. Così è un bel mazzo. È un bel mazzo. C'ha i suoi pregi, c'ha i suoi difetti. C'ha chi piace, c'ha chi non piace. A me essenzialmente piace. A chi è che non piace, che se ne va l'affanculo. Vedi la bellezza dell'editing comunque, quanto che fa veramente tanto. Perché altrimenti io sarei bannato Insta. Ma qui questo è godereccio, raga. Questo è godereccio. Cioè, permettimi di dire che questo è godereccio. E io spero che lui non abbia armor. Ma io punterei a non fare nulla. Solo che io vorrei fare questo. Cioè, togliermi la roba delle sentinelle, capito? Lo giocherei tempo Carnage senza distruggere Ant-Man. Ok. Va bene, lì distruggiamo tutto ed è molto buono. Ragazzi, ci serve Killmonger. Sì, ci serve Killmonger. Bello detto.
Bello Venom. È un problema qui. Questo è un problema. Kazar. Death. Devo fare Death qui e poi vedere come... Oddio, potrei fare anche Knull qui, non sarebbe malaccia l'idea. Oppure puntiamo su due location. Qui potremmo puntare su due location, sai che me la colla a puntare su due location? Sai che me la colla a puntare su due location qui? Mockingbird, perfetto. Death. Ma lui 5 punti li può fare. Non è che lui 5 punti li potrebbe fare subito, ma proprio instant. E io devo fare Knull qui. È una cazzata. Dazzler non ce l'ha più. Con che cosa fa i punti il bro? Con Blue Marvel. Con Blue Marvel va, mette 6 punti lì e vince la partita. Se c'ha Blue Marvel vince la partita, raga. Perché io non posso fare nient'altro. Nel senso, mette Blue Marvel lì e ha vinto sempre. Non ci voglio credere che aveva Gilgamesh. Però a me viene da pensare una cosa, al di là del risultato, ma perché ogni volta che a me serve una carta per vincere io non la pesco mai? Perché con Killmonger era sempre scazzo, vinta. E se ci pensate non sarebbe cambiato nulla anche se avessi giocato Death qui, perché mi avrebbe giocato Gilgamesh qui, capito? Non potevo contestargli niente. A volte si vince, a volte si perde, dipende sempre da quello che ci fa pescare sempre il mazzo, perché non comandiamo nulla se vogliamo. Cioè pensate a sta roba, noi non comandiamo nulla, cioè noi giochiamo le carte che ci dà il mazzo, noi non possiamo scegliere. Filosofico a sta roba. Come non possiamo scegliere le location che ci può dare il gioco come dimensione dei sogni che noi ci fa male cane, anche se un altro. Bene, vediamo se ci dà Killmonger ulteriormente. Raga, se non esce Killmonger, io non so che dire espressamente, no? Va bene. E, ok, Carnage. Distruggerei subito e farei Deadpool più X23 e poi Into Deadlock. Così andiamo a distruggere il più possibile. Nico Minoru. Lui si prende la prio. Martyr! Bella però la Martyr the Nip. Che mi dà? Isola dei mostri. Va bene. Molto buono. Lì potremmo optare per fare un buonissimo Venom. Facciamo così, Venom e poi vediamo. Cagliera. Vabbè, questa volta lui c'ha Cagliera. Alziamo le mani, anche se ci... Ero Killmonger non ce l'ha dato. Olè, perfetto. Vai, buttiamo tutto su Venom per poi fare su Arvinzola, Rob. Ma non avremo la prima in qualche... Cioè, io che cazzo gioco io poi? Oddio, turno 5 noi abbiamo il più di X23, quindi abbiamo 6 di mana. Ci abbiamo Deadlock a 4 e... e cosa? Va bene. Ok. Oh, lui non può giocare Blue Marvel, però. Né Blue Marvel, né Gilgamesh. Può giocare Khazar. Lui giocherà a Khazar adesso. È l'unica roba che può giocare. Abbiamo 17. Vabbè. Ok, possiamo fare Deadpool più Deadlock in mezzo. Ok, ci abbiamo anche lei. Fotte sega, tra l'altro. Via. Così che ci prendiamo anche un bel più uno di forza. Oh, fratello, io come faccio uno snap up? Ok, che la prima non la prenderemo. Questo sì. Knull non lo possiamo fare a sinistra. Questo è anche vero. Death ce l'avremmo a 1. Che se ci pensi è regolare. Dazzler, ok. Va bene, Dazzler. X23, se mi vai a sinistra, magari anche se non cambia nulla, perché la prio ce l'avrà sempre espressamente lui. Però è successo. Ma che sto a dire? Come a 2, non a 1. Se io contavo che si distruggeva anche Deadlock, lascia fottere. Ok, ora vogliamo fare robe con. Non ha senso. Non ha senso fare questo. Questo non ha proprio senso farlo. Perché, oddio, però volendo lui non dovrebbe avere Shang. Cioè, il mazzo suo non prevede Shang. Però vuoi che sto Cristo non mi ha buttato Shang? Perché lui farà Gilgamesh adesso. Farà Gilgamesh a sinistra. Io non so se basta. No, aspetta, 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 aspetta. Gilgamesh non lo può fare. Perché non ha upgradato nulla. Lui farà Blue Marvel. Qui, a quanto ammonti tu? Vabbè, ma qui, cazzi. Oddio, ma se la concludiamo così normalmente... Ehi, mettiamo qui, mettiamo detto, sono 8 punti. A meno che lui non fa Gilgamesh qui sulla destra. Sì, ma tu ma... Ma voi ci pensate che il mazzo con Gilgamesh il Kazuya è riuscito a battere per 20 volte il Destroy? Il multiverso è un concetto che sappiamo relativamente poco.